Basevi, Marcello Cohen, Corinna Cuzzi, Olga Massarani, Albert Nash. Furono una sessantina gli uomini, le donne, i bambini che passarono di qui, da questo che è stato chiamato il lager di Montorio Veronese. Queste persone vennero rinchiuse qui in attesa dell'8 febbraio del 1944 quando partirono con destinazione a Auschwitz. Un luogo della memoria nelle campagne tra Montorio e San Michele, tra la Valpantena e la Vasquaranto, che la Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza aveva dichiarato lo scorso 2020 di interesse culturale particolarmente importante. Grazie al lavoro dell'Associazione di Promozione Sociale Montorio Veronese, dell'Associazione Figli della Shoah e della Comunità Ebraica di Verona, questo casolare diventerà, attraverso un progetto di valorizzazione, un luogo testimonianza, un simbolo di memoria. Credo che questo luogo sia estremamente importante perché, innanzitutto, è un luogo non conosciuto. È un luogo che è così vicino a Verona, quindi, una città eh, italiana. E questo invece è un luogo della memoria, un luogo della Shoah. Ed è importante che si conoscano questi luoghi. E dove in realtà il concentramento degli ebrei che erano poi destinati allo sterminio era ad opera della, della polizia italiana e quindi dopo il 30 novembre del 1943, dopo l'ordine di arresto per tutti i cittadini italiani di regione ebraica, da Roma passarono qui eh, dei cittadini italiani destinati poi ai campi di sterminio, furono rinchiusi per qualche giorno prima della deportazione, prima del passaggio in alcuni di loro fossoli. È un luogo importante, è importante che i ragazzi capiscano che la scienza è venuta anche in Italia. Questo è estremamente importante. Questo luogo è un luogo che vuole diventare un luogo strutturato dove si fanno attività per le scuole e non solo. Questo edificio è di proprietà dell'Agenzia del Demanio. In questo momento è iniziato un. un un rapporto con il Comune di Verona per il trasferimento della proprietà al Comune di Verona. Quando questo trasferimento sarà definitivo potrà essere dato in gestione alle associazioni del territorio, all'associazione o Montorio Veronese o Figli della Shoah o a entrambe e cominceremo a lavorare su questo progetto per farlo diventare un luogo della memoria. Per trovare fondi per dar vita al progetto di valorizzazione sono stati invitati in visita al campo di concentramento di Montorio le autorità cittadine, la stampa e le realtà economiche. L'obiettivo è condividere tra tutti, istituzioni, associazioni e cittadini, il progetto di rendere questo casolare a luogo. Mm, addio signor, ne faccio. Per trovare fondi per dar vita al progetto di valorizzazione sono state invitate in visita al campo di concentramento di Montorio le autorità cittadine, la stampa e le realtà economiche. L'obiettivo è condividere tra tutti, istituzioni, associazioni e cittadini il progetto di rendere questo casolare, a lungo dimenticato, un luogo della memoria capace di insegnare, istruire su quella triste pagina di storia che vide anche la nostra città, la nostra campagna protagonista di quei drammatici giorni. Eh, col, col, naturalmente, col placido del demanio che è il proprietario dell'immobile, di far sì che questo luogo sia un simbolo della memoria, un simbolo eh, di quello che non dovrà mai più capitare, quindi di fare sinergia tra tutti per realizzare questo grande progetto. Noi, come AGSM-IM, ci crediamo profondamente, abbiamo posizionato un, un punto luce autoalimentato proprio perché ci sia un po' di luce in questo simbolo del grande buio e speriamo che tante altre realtà del territorio non solo vogliano accompagnarci in un percorso di riqualificazione. È un luogo che noi in collaborazione col Comune di Verona vorremmo trasformare in quello che è il centro culturale della memoria, perché la memoria è uno degli elementi, come già più volte detto, fondamentali per coprire il nostro futuro, perché se non conosci il passato non saprai mai che strada prendere il futuro. Ma questo campo di concentramento degli ebrei così è stato anche chiamato Perché fino a neanche tanti anni fa, forse fino a 40 anni fa, ancora qua in paese lo definivano in questo modo, poi è scomparso nella memoria di tutti e grazie invece all'associazione Montorio Veronese sono riusciti a riprenderlo e l'abbiamo ritrasformato. Ma per me è molto importante perché in questo punto troviamo esattamente due momenti ben distinti che uno è la Shoah e il secondo che è la guerra, perché questo è stato un campo di tortura anche per gli oppositori politici e invece. In un modo quasi assurdo, un transito eh, soltanto in qualche giorno di una 60-65 ebrei romani, questi quelli abbiamo accertato, ma probabilmente ce c'erano anche degli altri, forse anche dei veronesi, ma ancora non abbiamo trovato i documenti. Che addirittura scrivono: Un bambino di 12 anni scrive a sua madre, Mamma, qua sono finalmente nei campi e posso correre, posso anche giocare. Questo bambino è stato poi caricato tre giorni dopo ed è finito ad Auschwitz in una camera a gas. Però c'è questo, allora possiamo finalmente capire che la Shoah era qualcosa che è troppo più grande di quello che può essere semplicemente una guerra, infatti è una cosa che parte ben prima e purtroppo ai giorni nostri vediamo ancora delle situazioni di antisemitismo, che la Shoah fa parte dell'antisemitismo, che sono veramente drammatiche come è successo a questo ragazzo di Livorno.